Presentazione del progetto YES, Giovani, Educazione e Sport all'Acquario Romano, alla presenza di figure istituzionali e di professioniste nel mondo dello sport, al centro del dibattito e dell'incontro, l'importanza dello sport come crescita del singolo individuo da giovanissimo ad atleta a livello agonistico, ma anche come uomo, appunto, mettendo in risalto il profilo educazionale dello sport. Al centro dell'incontro anche l'importanza della tutela degli sportivi da quelle che possono essere molestie e soprusi. Quanto è importante lo sport a livello educativo e pedagogico per i giovani? Allora, come ho sempre ripetuto proprio tanti anni, lo sport è molto importante, non solo per fisico ma anche mentalmente, specialmente ora dopo questa pandemia, e c'è stato questo stop e si vede questi giovani ragazzi da sotto 12 in giù sono rimasti un po' impegnati, e poi è una cosa molto, molto difficile per riprendere. È importante per muoversi, è importante per imparare e poi prendere nuove esperienze, anche per perdere, vincere e anche perdere. È sempre un parte di educazione per le bambine, per crescere e diventare proprio sani e adulti. Secondo lei sarebbe ancora più formativo aumentare o introdurre laddove manchino delle ore anche dedicate all'educazione fisica, proprio dai piccolissimi sino ai più grandi? Certo, io sono sempre in prima linea, ho sempre detto, non avevo proprio paura per dire queste per anni e anni, anche prima che ho avuto i miei figli. Importantissimo, un'ora e mezzo una volta a settimana non è abbastanza, anche quelle professori di scienze motorie lo sanno, anche loro mi dicono anche, però non è abbastanza, è una cosa che bisogna dare un po' di spazio, perché è molto importante. Tutti pensano è stato veramente un mindset, un proprio mentalmente, creduto che il sport è una cosa superflua, e non è superflua, è parte della vita, dobbiamo muoversi, dobbiamo proprio camminare, capito? Cioè bisogna muoversi. Allora questa è una cosa che devo educare la gente, anche le storie, perché abbiamo sempre dei punti diamanti, le storie in Italia, dopo il mondo di sport, specialmente dopo l'anno scorso, ma non solo qua, anche di sport in generale. E come un esempio, dopo tutto questo successo, è una cosa importante per i bambini, per imparare, ma essere giocati dal mondo dello sport, perché non è un mondo dello sport di sé, come a parte, è insieme, e fa parte della cultura. E sono molto contenta di poter cominciare a presentare in questo convegno, e naturalmente ringrazio il sottosegretariato allo sport e tutti quelli che ci hanno aiutate e promosse nel incominciare a parlare a livello istituzionale di un tema importantissimo come quello proprio degli abusi e delle violenze che purtroppo avvengono spessissimo nel mondo dello sport, che è un mondo che dovrebbe essere pulito, perfetto, meraviglioso, e invece purtroppo non lo è. Tutto questo per dire che dal mio punto di vista parlerò soprattutto, e ho trattato soprattutto, le questioni internazionali, cioè i casi internazionali, ce ne sono molti di cronaca purtroppo tristemente noti, e poi essendo io nel consiglio della UEFA e della FIFA, avendo organizzato comunque le Olimpiadi, essendo abbastanza esperta anche di sport olimpici, ma mi legherò soprattutto al calcio per parlare di quello che la UEFA, la FIFA e anche il Comitato Olimpico Internazionale hanno già messo in campo da alcuni anni e sempre di più in questi ultimi tempi, proprio per cercare di ovviare e di proteggere i giovani atleti e le giovani atlete.